Uno spettacolo molto particolare quest'oggi, il carcere di Sollicciano, 50 ben portati. Sì, è un titolo, come dire, che indicativo, perché abbiamo il repertorio che eseguiremo, sarà un repertorio italiano, diciamo in linea di massima, di quegli anni, perché erano anni insomma in cui la musica italiana si rinnovava molto, era molto interessante ed era ascoltata anche nel mondo. Basta pensare che Nel blu dipinto di blu è l'unico successo italiano appunto di quegli anni, che poi è stato un successo internazionale. E poi perché se la musica degli anni 50 si mixa bene con la musica araba, con questo tipo di esperienze che qui in carcere di Sollicciano sono molto una presenza molto forte. E il mio gruppo è formato in linea di massima da nordafricani, un marocchino, un brasiliano, uno spagnolo, alcuni italiani anche, insomma è una cosa molto, un mix di culture, ognuno porta un po' del proprio repertorio e alla fine cerchiamo di far venire fuori una cosa unitaria. E appunto il tema sono gli anni 50, ma più che altro è un tema, è un pretesto per fare musica insieme. Quanti sono i detenuti coinvolti in questo progetto? Ma ora sul palcoscenico stasera credo che saremo una dozzina di musicisti e diciamo sì 12-14 musicisti, ma so, poi bisogna pensare anche alle ragazze che ci hanno supportato, che quest'anno fanno poco, sono un paio di coriste, insomma, poi non ci sono balletti veri e propri, così, però sono state coinvolte nel progetto, poi ragazzi che magari ci hanno aiutato a fare i tecnici, insomma in tutto alcuni che hanno iniziato e poi smesso, insomma io credo che almeno un 50-60 persone abbiano ruotato intorno al mio lavoro. Poi alla fine naturalmente chi resiste, chi è, va sul palcoscenico, ma non voglio dire, è una cosa che io chiarisco con loro in maniera molto serena, cioè io uso la meritocrazia, ecco, per fare questo tipo di lavoro, per cui chi è migliore va sul palco. Comunque sia, diciamo, la musica include, la musica unisce, al di là di chi poi alla fine va sul palco. Certo, la musica è molto importante perché insomma io credo il pubblico possa immaginare, esistendo anche fuori delle fortissime tensioni interculturali, immaginatevi in un posto come il carcere, le tensioni sono fortissime, per cui il fatto di portare poi tutte queste persone a suonare insieme è una grande cosa. C'è un aneddoto che ci può raccontare in questi giorni che ha lavorato appunto con queste persone detenute in questo anno? Magari fossero giorni. No, la mia attività dura praticamente sugli 8-9 mesi, naturalmente non è che per 9 mesi vengo a ritmo serrato, insomma faccio all'inizio un incontro a settimana, due così, però poi alla fine serrato, insomma in 9 mesi si riesce a mettere in piedi questa cosa. Bisogna pensare che io non è che faccia dei casting dicendo tu sei musicista, cioè qui voglio dire, molte persone che lavorano con me, anzi la maggioranza delle persone mette il piede sul palcoscenico per la prima volta.